adesso temporaneamente, prima di sconfinare le nostre ragazze, le 6 che sono uscite prima, quindi ci salutano. Grazie, rimangono le 6 che abbiamo conservato e andiamo all'illuminazione. Vado a ritirare la busta perché ormai i voti sono chiusi. C'è molta concentrazione. La prima che passa al turno, scelta dalla giuria stampa, dalla giuria tecnica e anche in questi giorni, in queste ultime ore, da gruppo di lavoro dei coach, sogniamo i voti. La prima selezionata è Barbara Storoni. Grazie Barbara, rimani lì. Andiamo alla seconda di questo gruppo. Anche lei ha lottato tanto in questi giorni per Roma. Possiamo, anzi non lo posso dire di dov'è perché ci capiamo, molto determinata anche lei, vicino a Barbara Storoni, farà un passo avanti. Erika De Matteis. E infine, l'ultima, ci dispiace molto perché scegliere è difficile, è stato difficile anche per i giurati. E lei dice di no, dice di sì, non è sicura ancora che arriverà a fare un passo avanti. Tutte brave, bisogna dire questa... Questi due giorni abbiamo conosciuto anche di bei caratteri. Mariana. Allora ringraziamo le ragazze che sono comunque vincitrici questa sera. Ringraziamo Beatrice, Agnese, Loretta, possiamo accomodarci. Se vogliamo fare ancora una votazione, a questo punto è il momento, cari giurati, perché sono loro, tra loro c'è Miss Universe Italy e andrà a Bangkok a dicembre per contendersi il titolo. Sì, Emilio, mi chiedono giustamente di ripetere i numeri. Allora li ripetiamo, vi dovete aiutare voi, sì. Perché adesso con questo cambio, anzi lo facciamo dire direttamente alle nostre finaliste. Passiamo da Marianna. Marianna è la numero? 5. Allora la 5, Marianna Arnaldi. Dopodiché passiamo da questa parte. 8. Barbara Storoni, la numero 8. 8, quindi 5 e 8. E chiudiamo con Erika De Matteis, che è la numero 7. Allora, 5 Marianna, 7 Erika, 8 Barbara. L'ultimo momento per votare. Ancora al patron di Miss Universe Italy 2018, vengo dalla parte tua, così chiameremo anche poi batte il cuore. Vogliamo chiamare silenzio, le nostre future Miss Universe, che tra l'altro ringrazio, quindi le mie ostessine. Chiamiamo le nostre hostess, Beatrice, Laurenti, Melania Ciano, insieme a Giulia Tomasini, Federica Claps, Angelica Germini,
sono state, hanno passato il pomeriggio, trascorso il pomeriggio con noi. Vogliamo chiamare il presidente di giuria? Perché dovrà incoronare lui. Lo vanno a prendere delle nostre amiche? Assolutamente sì. No. No, io scusa, posso? Ah no, aspetta. Ci abbiamo una finalista mondiale. Conni, nota Stefano. Prego. Conni, nota Stefano, accompagna Vittorio Cecchigori. Applausone a Vittorio Cecchigori che oggi si è battezzato per come giurato presidente di giuria di Miss Universe Italy. Posso far entrare le nostre altre 9 ragazze? Le richiamiamo tutte a contorno perché la bellezza ci circondi. Grazie Vittorio. Allora si ricompone la fila delle 12 finaliste di Miss Universe 2018. Io ti consegno, è sigillato per questo nome, ti consegno questo nome che l'ho aperto dalla busta adesso. La busta era sigillata, scritta in modo che non si capisse che era stata aperta prima. Il notaio ha raccolto i voti della giuria di stampa, che ringrazio ancora una volta, grazie ai nostri giornalisti, penne importanti per questo paese. Grazie, grazie. Ringrazio la giuria tecnica, ti nominiamo ancora una volta perché sono lontani, adesso sono al buio loro, sono Gigi Miseferi, facciamo l'applauso mentre li nomino tutti: Gaspar Caparoni, Antonio Giuliani, Adalberti, Franco Pini, Livio Vescir e Luca, scusate, e Giuseppe Lepore, e poi il nostro presidente di giuria. Posso ringraziare un altro pezzo di Mediaset, sì, che se siamo qui, e grazie, sì, anche a lui, l'avvocato Roberto Pacini. Ecco, grazie. Legale. E allora, leggiamo il nome, le tre, le facciamo andare un pochino avanti. Regia, prego. Ecco così. La Miss Universe Italy 2018 è... Marco Mariani, grazie a Marco, grazie a Vittorio Cecchigori. Una foto insieme alla nostra Miss, vieni vicino a Erika. Ecco qua i fotografi pronti. Bravissima Erika, complimenti. Grazie, un bel applauso a Barbara Storoni
e Marianna Arnaldi. E anche le nostre, facciamo rivedere un attimo, Marianna e Barbara, eccole qua, sono state bravissime, grazie Barbara e Marianna. Allora vi ringraziamo, diamo la buonanotte a questo punto. Io voglio ringraziare tutti coloro che sono intervenuti, e grazie davvero i miei amici, il mio socio Claudio Crocetta, che non l'abbiamo nominato per niente stasera, e poi coloro che hanno sofferto con me in tante notti insonni, e cioè i miei amori, mio papà e mia mamma. Grazie a tutti voi, grazie, veramente. Al prossimo anno, da domani Miss Universe partirà con il tour, quindi lo vedremo in TV il prossimo anno. Io voglio fare un ringraziamento finale, perché è stato un grande presentatore. Io gli avevo dato un incarico, sono passato avanti, gli avevo dato un incarico. Questo.